Buongiorno, noi classi quinti ci siamo riuniti perché dobbiamo fare delle domande a Padre Antonio riguardo l'Open Day. Chi ha deciso di fare l'Open Day? L'Open Day nasce dall'esigenza dei genitori di conoscere la nostra scuola. Quindi non siamo stati noi a inventare niente, ma ci sono tanti genitori che vogliono iscrivere qui il loro figlio e per cui ogni anno noi apriamo le nostre aule e soprattutto mettiamo in confronto questi genitori con gli insegnanti, certo, ma anche con tutti i bambini. A cosa serve l'Open Day? Io credo che serva soprattutto ai bambini e ai ragazzi per capire in quale scuola dovranno vivere la loro esperienza di vita. Quindi voi che sarete i ciceroni dovrete comunicare a loro la vostra gioia di quando venite a scuola. Perché è importante aprire le porte della scuola alle famiglie? È importante perché tutte le cose belle devono essere comunicate. Quindi aprire le porte vuol dire aprire il cuore, ma anche far vedere quello che di bello accade nella nostra scuola. Perché far parlare i bambini e non solo gli adulti? Perché i bambini e i ragazzi sono quelli che in prima persona vivono l'esperienza, quindi solo loro sono in grado di trasmettere quello che vivono profondamente a scuola. Che differenza c'è tra la testimonianza dei bambini e quella degli adulti? I bambini, poiché fanno l'esperienza, se sono contenti di quello che vivono, riescono a trasmettere la loro gioia ai genitori. Come ci consigli di accogliere i genitori e i bambini che arriveranno? Con serietà o con un sorriso? Io penso che dovete accoglierli nel modo più naturale possibile, soprattutto con il vostro sorriso, quindi dovete essere il più spontanei possibile con loro, senza dover inventarsi niente di particolare. Quanto deve durare ogni attività? Se voi calcolate che un giro dovrebbe durare circa 3/4 d'ora, un'oretta, perché sennò poi ci si stanca, ogni attività dovrebbe durare 6 minuti. Quindi bisogna essere in grado di gestire molto molto bene anche ogni aspetto del percorso che si fa con i genitori. Quanto deve durare la visita agli ambienti extrascolastici? Mensa, bar, piscina? Dovrebbe durare una decina di minuti. Anche se so che poi i genitori fanno molte molte domande agli studenti, quindi di fatto questo aspetto qua durerà un pochettino di più. Ha qualche consiglio da darci in merito all'attività da organizzare? Certo, un'attività che coinvolga tutti, che sia divertente e che possa far capire quello che di bello facciamo anche nei momenti extrascolastici. Abbiamo saputo che è stata progettata la casa famiglia. Che collegamento c'è tra la scuola e la casa famiglia? Noi come scuola abbiamo scelto di accogliere questi bambini che arriveranno. Quindi c'è un collegamento molto molto stretto tra l'esperienza della casa famiglia e la scuola. E siamo sempre più consapevoli e convinti che questo progetto farà crescere e lievitare in meglio anche tutta la vita della scuola. Vi aspettiamo numerosi al nostro Open Day che si terrà il 13 ottobre.